civili. L'Ucraina propone di tornare sulla strada della pace. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che il paese è pronto a tornare sulla strada della pace. Non è stata l'Ucraina a scegliere la via della guerra, ma l'Ucraina si offre di tornare sulla via della pace. Sono state le parole di Zelensky in un video messaggio. In precedenza, un gruppo di deputati ucraini guidati da Vladimir Novinsky aveva scritto un appello al presidente ucraino Vladimir Zelensky con la richiesta di avviare negoziati immediati con la Federazione Russa e in particolare consultazioni con l'Assemblea Federale Russa. Giovedì mattina il presidente Putin ha ordinato un'operazione speciale dopo che la DPR e la LPR hanno chiesto a Mosca assistenza militare per difendersi dall'aggressione ucraina. Il capo di Stato russo ha affermato che l'operazione è di natura preventiva e che Mosca intende solo proteggere la popolazione dalle due repubbliche e non occupare l'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le armi di precisione utilizzate stanno neutralizzando le infrastrutture militari ucraine, comprese le basi aeree e le difese aeree, osservando inoltre che le città ucraine non sono prese di mira e che sono solo le strutture militari ad essere neutralizzate. Thank you.
comunitario, comunitario sull'invasione di questo paese. Abbiamo impegnato l'ordine di l'Italia in una guerra che non è nostra, già da noi sembrava che fosse con le forze armate. È la parola acquistata da Alessandro Gasma. Cesare Cremonini racconta il suo sgomento, il segno di tanta corso. Laura Pausini pensa alle nuove generazioni di futuro che non disegnano. L'Ucraina propone di tornare sulla strada della pace. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che il paese è pronto a tornare sulla strada della pace. Non è stata l'Ucraina a scegliere la via della guerra, ma l'Ucraina si offre di tornare sulla via della pace. Sono state le parole di Zelensky in un video messaggio. In precedenza, un gruppo di deputati ucraini guidati da Vladimir Zelensky aveva scritto un appello al presidente ucraino Vladimir Zelensky con la richiesta di avviare negoziati immediati con la Federazione Russa e in particolare consultazioni con l'Assemblea Federale Russa. Giovedì mattina il presidente Putin ha ordinato un'operazione speciale dopo che la DPR e la LPR hanno chiesto a Mosca assistenza militare per difendersi dall'aggressione ucraina. Il capo di Stato russo ha affermato che l'operazione è di natura preventiva e che Mosca intende solo proteggere la popolazione dalle due repubbliche e non occupare l'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le armi di precisione utilizzate stanno neutralizzando le infrastrutture militari ucraine, comprese le basi aeree e le difese aeree, osservando inoltre che le città ucraine non sono prese di mira e che sono solo le strutture militari ad essere neutralizzate.